Benvenuti in questa prima conversazione sulla danza. Domenica, siamo contenti di ospitare il professor Roberto Mancini, Free Fast, Francesco Mezzanotti e Manuela Martella. Non ho altro da aggiungere io, ma lascerei subito la parola a Francesco, che è curatore di questo incontro, che ci dirà meglio di cosa parleremo. Grazie Antonio. Ho il piacere di avere queste due persone che, una dal punto di vista filosofico su quello che è l'altra economia di Roberto Mancini, sono abbastanza emozionato. Parlando, è stato la persona che ha contestualizzato il progetto dell'Emporio E, per il quale che da 5 anni è nato a Fano, e nella vendita di prodotti biologici locali ed ecosolidali. E quindi quello che ha fatto lui, io l'ho conosciuto quando lui contestualizzò l'ambito in cui questo impegno della nostra cooperativa si andava a dispiegare. E il suo non essere, il suo proporre altri punti di vista e non andare incontro a quello che già esisteva è stata una cosa che per me è stata estremamente intelligente e incoraggiante. E dall'altra parte Fred, che ho avuto il piacere di incontrare a Genova nel 2011, e studiando la Contact Improvisation, che è un dialogo non verbale tra corpi, e mi affascinò il suo tipo di linguaggio, in quanto aveva una portata universale, non era specifico della danza, ma i concetti che andava trattando potevano, il linguaggio che utilizzava per spiegare cose riguardanti il corpo, ne parlavano come di un sistema, come può essere anche quello della società. E poi durante questi anni ho scoperto questa cosa dei sistemi complessi, che diciamo sia il corpo sia la società ne fanno parte. E una delle caratteristiche dei sistemi complessi è l'imprevedibilità, il fatto che attraverso interazioni molto semplici tra i singoli componenti di un gruppo, poi possono nascere dinamiche estremamente variegate. Basti pensare a un'idea, un esempio, può essere gli storni d'uccelli, oppure i formicai. E niente, Frey ha questa comunità di ricerca sul movimento a livello internazionale, mentre Roberto Mancini insegna filosofia teoretica all'Università di Macerata. E vorrei ringraziare Manuela, che mi ha sostenuto in tutto questo progetto e ci aiuterà nella traduzione. Il titolo è Corpo e società, due sistemi complessi in evoluzione sul sentiero della sostenibilità, quindi comunque quest'ottica del continuo rinnovarsi, autorinnovarsi, e quindi quali sono gli strumenti per autorinnovarsi ed essere sostenibili? Queste sono le domande che nascono un po' dal titolo. Quindi vorrei lasciare la parola a Frey, che verrà tradotto da Manuela. Grazie. Thank you for inviting me, and I feel honored Grazie. To be here and to take part in a discussion with such a heavyweight intellectual from the official academic world. I'm a little terrified, of course, but I hope that I can contribute something to this discussion. Grazie di avermi invitato. Chiederò a Fred di più spazi per tradurre, se non seguirò.
terrorizzato e onorato contemporaneamente di incontrare una persona così autorevole come Roberto Mancini e nel mondo era riconosciuto quindi anche il mondo intellettuale e accademico. E spero di avere qualcosa di utile da condividere con noi e da contribuire. Just briefly, my work has been to bring knowledge about the body from the sciences to practice. Sì, allora brevemente il mio lavoro consiste nel portare informazioni sul corpo nella pratica. And to also sidestep the institutions. E di contornare un po' le istituzioni. Which for me have represented an obstacle. Che per me rappresentavano un ostacolo. Because I didn't have the money. Perché non avevo le possibilità finanziarie. He said here. So I felt deprived, and I felt many of the people who were dancing that I knew were deprived. E mi sentivo privato delle possibilità e anche i danzatori con cui lavoravo si vedevano nella stessa situazione. So my effort has been to create a public resource. Quindi il tuo intento era di creare una risorsa pubblica accessibile a tutti. I think that moving well is a basic right. Penso che muoversi bene è un diritto che abbiamo tutti. Like eating good food. Come mangiare bene. Or living in an appropriate house. Have hygiene. Come l'igiene, communication access. Accesso alla comunicazione e oppure avere dei mezzi come una casa, un tetto sopra la testa. I think it should be part of our education. If it's not part of the education, then there's really something wrong. E penso anche che dovrebbe far parte della nostra educazione. Se non lo fa, secondo lui c'è un problema. So we should know how the knee is constructed, how it functions best. Preserve the health of the knee. Just as an example. Per esempio, come funziona il ginocchio, come si costituisce, come funziona nel modo giusto, cosa posso fare io per mantenere la sua integrità. I think it's similar to understanding how to farm in a way that doesn't destroy the earth. Penso che sia simile a una conoscenza anche nell'agricoltura, come posso lavorare la terra in modo da non distruggere il pianeta. Because we want to keep moving and we want to keep eating. Perché vogliamo, quello che vogliamo è di poter continuare a muoverci e poter continuare a mangiare. And the idea of a public resource is also similar to the notion of permaculture. Sense that the information will serve our children and their children, like the planet, the earth will serve our children and their children, if its integrity is maintained. Quindi anche il concetto di open source, di una risorsa accessibile a tutti, è paragonabile alla permacultura perché vuole servire non solo a noi ma anche ai nostri figli e ai figli dei nostri figli. Just like to make you sure of my own position vis-à-vis any kind of political conviction. Mi vorrei esporre la mia posizione in generale riguardo a qualunque posizione politica. I'm not interested in self-sacrifice. Io non sono interessato nel
nel sacrificio di me stesso, nel autosacrificio. Because think of myself as being one of the others, one of all of us. Perché mi considero me stesso come parte di ognuno altro, di ogni altro. So if I hurt myself, then in the interest of helping others, this is oxymoronic, it's contradictory. Doesn't make sense. Quindi farmi male significa in un certo senso anche non poter essere più disponibili agli altri. It's like to do evil in order to do good. It's fare del male per fare del bene, quindi è contraddittorio. It's like fighting for peace. Come combattere per per la pace. It's problematic. Didn't want to say too much more about my own work. I guess, you know, there are questions that Francesca wanted to ask, and I think maybe Roberta should. Sì, quello che volevo magari contestualizzare è il fatto che comunque Frey è americano, all'età di 15 anni si trovò come molti altri giovani in America a doversela cavare da solo. E danzò ai più alti livelli nel panorama americano e gli successe di quello che succede purtroppo a tantissimi danzatori di farsi male. E quindi di fronte all'infortunio, piuttosto che lasciarsi scoraggiare, seguì la sua passione facendo di necessità gratuite, quindi iniziando a studiare l'anatomia e la fisica in relazione al corpo umano. E quindi questo lo portò a consapevolizzare di dare questa piattaforma di condivisione di saperi scientifici, in cui i saperi scientifici confluiscono. E da qui, diciamo, un concetto che poi Frey introdurrà dopo l'autointroduzione di Roberto e del perché è qui, il concetto di transizione nel movimento, che come parola magari possono averla conosciuta nell'ambito della permacultura, appunto, di città che transitano da un sistema basato su risorse petrolifero a transitare a altri tipi di risorse. E questa stessa parola è utilizzata da Frey nel movimento. Quindi adesso l'anticipo, però vorrei anche che Roberto ci parlasse un po' di lui e di quello che per lui è la trasformazione. Allora, grazie, anch'io sono molto contento di incontrare Frey. Sono qui per l'invito di Francesco e quindi cerco anche un po' di chiarire, no, il senso di questo dialogo, di questo rapporto possibile dal mio lato. Ecco, quello che sto affrontando, di cui mi sto occupando, è proprio il tema della trasformazione dell'economia, che vuole essere una parola diversa sia dalla parola rivoluzione, perché nel nostro lessico rivoluzione significa presa del potere con la violenza, cioè l'antica idea che per cambiare bisogna usare la violenza, quindi arrivare al bene attraverso il male. L'altra parola che non mi piace è la parola riforme, perché riforme significa tenere fermo il sistema che c'è, per quanto ingiusto, e cambiare solo qualche segmento, naturalmente però accentuando la logica del sistema esistente. Qui penso invece che la trasformazione significhi il cambiare forma di qualcosa, quindi non solo il cambiare logica, ma anche il cambiare luce, cambiare l'orientamento, cambiare proprio l'energia che fa essere una forma di vita migliore di quella che era inizialmente. Allora, la trasformazione dell'economia infatti per me prevede una svolta di metodo, cioè come organizziamo il lavoro, le aziende, le banche, il rapporto col denaro. Non c'è niente che ci obblighi a organizzarlo come è praticato oggi.
nulla di naturale nel senso di obbligato, e oggi si può dire culturale prende il significato non bello, è fortemente arbitraria, è piena di volontà di potenza, è piena di prevaricazione, però viene presentata come normale. Infatti, per dire che è normale, si parte dicendo che l'uomo è aggressivo, è egoista, è calcolatore per natura, cioè vuol dire per destino, di necessità. Questa veramente è una menzogna, no, che va superata. Quindi serve un cambiamento nel metodo, nel modo concreto, però il cambiamento nel modo concreto non potrà darsi se non c'è un cambiamento culturale, quindi una svolta di mentalità, il modo di percepire la realtà, i significati delle cose. Per esempio, vivere è competere e lottare. Complessità significa l'evoluzione di soggetti viventi in lotta tra loro, cui il fine è sopravvivere. Oppure complessità significa comunione, cioè imparare a convivere. Capite? Tutta un'altra direzione. Ma serve un cambiamento culturale. Noi siamo adattati a una grande menzogna, cioè che vivere sia competere. E quindi dovremmo tenere insieme la società mondiale, addirittura il rapporto con la natura, attraverso delle continue lacerazioni. No? La competizione significa colpire chi è più debole, vincere perché c'è qualcuno che sta perdendo. E naturalmente, se non si è proprio stupidi, capire che domani vincerà un altro, che io non posso vincere tutti i giorni. Quindi c'è una profonda angoscia dietro questa mentalità di competizione. Da ultimo, siccome le culture hanno le radici sotterranee, proprio come gli alberi, e occorre un cambiamento spirituale. Spirituale non significa il contrario di corporeo, tutto quello che fa Frey è profondamente spirituale. Spirituale significa pieno d'amore, pieno di senso, in armonia con la vita, e questa è un'altra complessità. Allora, se non c'è una svolta spirituale, cioè nei motivi profondi che fanno agire le persone, non ci può essere una svolta culturale, cioè il modo di pensare, quindi non ci sarà una svolta nel metodo della politica, e vicino l'ultima, la più difficile, una svolta politica, cioè laddove si coltiva il potere. E ci sono persone che per mestiere si occupano del potere e pensano di fare carriera occupandosi del potere. Ve l'ho citata per ultima, è la svolta più difficile. L'economia alla fine può cambiare, le aziende, il mercato cambieranno. La politica è diventata veramente la sfera più difficile. Cioè, quando l'uomo si innamora del potere, allora lui resta svuotato, costruisce un sistema completamente sbagliato. Allora, quello che mi interessa prima è far vedere che è possibile, che è veramente frutto di ignoranza, di malafede, pensare che non ci sia altro sistema se non questo. E secondo, cercare di raccogliere insieme, uscendo dall'idea che pensa il filosofo, cioè a me non piace la parola intellettuale, e la parola filosofo è un po' buffa, insomma, mi fa un po' sorridere. Io penso che il pensiero corre attraverso le esperienze, cresce nel dialogo tra le persone, cresce rispondendo alla realtà, cresce grazie all'ascolto. Allora mi piace cercare di mettermi al servizio dell'incontro tra pensieri diversi, che appunto vanno però in questa direzione di trasformazione. Oggi il rischio è che chi cerca un'altra economia, con la decrescita, con l'economia di comunione, con i gas, ognuno però si richiuda nella sua intuizione, nel suo spazio, ci siano tanti piccoli settarismi, e invece a me piace che il pensiero sia un luogo di incontro, che la trasformazione significa anche cammino comune. Secondo me, quello che mi sentivo di aggiungere, cioè, parlando, quello che mi è venuto in mente appunto è il concetto di potere. Il concetto di potere in quanto noi comunque abbiamo potere su noi stessi, e il nostro corpo, in fin dei conti, è la maggiore autorità a cui dobbiamo rivolgerci. E quindi, in questo senso, trovo molto interessante questo incontro dal mio punto di vista, perché attraverso un approccio critico e
quanto più possibile oggettivo a quelle che sono le regole del corpo, noi possiamo avere un dialogo con noi stessi e sviluppare un pensiero critico che ci ridà autorevolezza su noi stessi e non più delegare la nostra salute a specialisti che poi purtroppo io più delle volte che sento che non, cioè dal punto di vista medico insomma non è che fanno sempre centro, ecco, mettiamolo così per dire un eufemismo. E quindi volevo passare la parola a Frey per spiegarci che cosa intende per transizione. Observing the anatomy of a human body. Osservare l'anatomia del corpo umano. You don't see a straight line. Non vedi delle linee dritte. You don't see anything that begins or ends. Non c'è niente che non vedi niente che ha un inizio o una fine. You see blurs and fuzziness. Vedi delle don't know when something becomes another thing, and nothing goes directly to the source. It all hesitates and wanders and reconsiders. Nothing's certain. Non si può definire molto bene quando una cosa finisce, quando un'altra cosa inizia. Tutto è sul suo cammino, anche mai non puoi neanche definire dove va la fonte, di cosa, dove è la fonte. So hesitation is a built-in aspect. Quindi l'esitazione è un aspetto costruttivo. And there's a word erring or errant. C'è una parola errante. Which means to go around without an objective. Significa vagabondare, quasi errare senza un vero obiettivo. So that's like psoas. Come lo psoas. Right, it kind of surges from the spine and wanders around through the organs and winds its way down into the bowels and sort of ends up feeding into the leg. But come lo psoas, un muscolo che ha inizio nella spina dorsale, poi trova il suo cammino tra gli organi, il corpo, poi da qualche parte si allunga verso le gambe, trova il suo cammino. And in the meantime, it also fuses with the liver and the stomach and becomes part of the spleen and the great intestines. Then it feeds back in underneath the uterus. State and becomes part of this whole system. It's not separate. Sul suo cammino si intreccia, si fonde con il fegato, l'intestino, lo stomaco, l'utero. Anyway, all these organs. Quindi tutti gli organi. So, just on the pure observation of our own body, which is representation of nature. It's interesting how we always say that nature is outside of ourselves, right? We always say our relationship with nature is something outside, but still. Okay, let's say that we are representative of nature's process in our physical manifestation. Partendo proprio dall'osservazione di noi stessi, è interessante osservare come nel nostro linguaggio parliamo sempre della nostra relazione con la natura come se fosse qualcosa esterno a noi, mentre siamo proprio noi. Then we could say that this aspect of everything transiting or transitioning into everything else is one of the ways that natural systems stabilize. How they create backup systems within backup systems within backup systems, so that if something goes wrong, then
there's always something else that's kind of similar that can do sort of the same thing. Quindi un fenomeno molto interessante che osservare che tutto è proprio intrinsecamente connesso con qualsiasi altra cosa e che c'è questo meccanismo di backup, di backup e che qua, se un organo o un elemento diciamo, non funzionasse nel modo giusto c'è sempre qualcosa, un altro elemento simile che potrebbe in qualche modo sostituirlo. So it's interesting because it's a fashion habit for women to... Hi! It's a fashion habit for women to cut off their little toe so that they can fit into a narrower shoe. C'è questo costume femminile, una tendenza femminile di tagliare il mignolo per entrare, per riuscire a entrare nelle scarpe strette. Because the scientists tell us that the little toe is redundant. Perché la scienza ci dice che il mignolo è ridondante, non serve a niente. Or there's a tendency to take the plantaris, which is a muscle that originates here and goes in the traces in the whole foot, to take this and use it to replace other ligaments, because it's considered redundant. Anche in un altro caso esiste questa tendenza di estrapolare il plantaris che parte da qui e finisce sotto verso il piede, di estrapolarlo e sostituire altri muscoli, altri tessuti con questo qui, perché anche questo muscolo viene considerato come non molto, non indispensabile. Redundancy is not useful. Non utile. Well, in the concept of transition, redundancy is a profound element, because transition is based on the notion of the fractal. The fractal is an idea or a motif that repeats in similar variations, not exact, but similar variations. And this creates a system, creates a complexity. Nell'idea di transizione, infatti, il concetto di ridondanza è molto, molto apparente, molto importante, e fa parte anche dell'idea di frattale, dove un elemento si ripete, ma mai nello stesso modo identico, modi simili, creando poi un sistema complesso. So how is this relevant? Well, we don't train like that. We don't try to work like that. We're always looking for the new thing. We're always trying to get rid of the old. We're always trying to do what we don't want to do. We're always trying to find the way to break our patterns, to break our habits too. And so this obsession with the new, this obsession with a linear model for always progressing into the future and never repeating what we've done is a profound rejection, actually, of who we are and how we're made. E come c'entra tutto questo? C'entra perché molto esiste questa forte tendenza verso il nuovo sempre fare ed è il modo in cui noi ci alleniamo e ci educhiamo sempre provando a fare cose nuove, non ripetere cose che conosciamo già e quasi ossessivamente cercando il nuovo e questo ci fa proprio rifiutare. Something about how we're made.
Sì, ci fa rifiutare proprio la nostra essenza. So it's the idea of progress, right? It's continual advance. Questa costante progresso. The idea that everything's going to get better. That what was is trash. Only the future matters. Quindi l'idea ossessiva è che l'unica cosa che conta è il progresso e il futuro, non quello del passato. Il passato sembra ridondante. Trash. Spazzato spazzato. And it's hypocritical because actually what happens is we forget what happened because we're ignoring it. And so we actually then repeat it. Then we get stuck in the past. Just persist actually in repeating it. So like this year the heels will be this tall, next year will be this tall, and so on and so forth. We forget the fashions and habits of yesterday. Quindi è un aspetto ipocrita perché comunque alla fine anche cercando sempre il nuovo e il progresso rimaniamo fermi nella ripetizione. Comunque, ripetiamo sempre le stesse dinamiche, anche come per esempio nella moda, il tacco oggi sarà alto così, domani sarà così, poi sarà di nuovo così, rimane sempre un tacco. Yeah, so, if like, I mean, I don't want to enter into your territory, but I'm supposing that, like, if we were to take this notion of the human body and perceive society like a body, there are channels of information. One of the problems that we have in the vision of ourselves and the vision of society is this idea that it has to be one way, that only one system can exist, only one manner, only one mode of production, only one mode of economic exchange, only one way to treat our children, only one way to treat our wives, and so on and so forth. Quindi non, per non osare di spendere troppo nel campo di Roberto, però forse anche il benvenuto. Ci sono comunque dei paralleli molto forti tra il corpo umano e la società. Ci sono, entrambi hanno vari canali di informazione, e sono costituiti da entità che hanno vari ruoli, dei sistemi locali, paralleli, diversi, però in realtà tutto coesiste e c'è una transizione molto intrinseca da uno all'altro. È problematico quando si insiste su un solo sistema locale come quello corretto. Di trattare un solo modello economico, un solo modo di educare i nostri figli. Sì, mentre parlavi direi mi colpivano due cose, no? La prima, no? L'ambivalenza della complessità, no? Come la possiamo leggere, come ci possiamo stare, o come un mondo in cui tutto è funzionalizzato, cioè in cui ciascuno ha una funzione, un ruolo, appunto non deve esistere, deve funzionare, e allora diciamo anche la capacità di scegliere, no? Di essere liberi dentro un sistema complesso viene meno, cioè siamo identificati per il ruolo, per quello che dobbiamo svolgere. Questo riguarda anche il corpo, perché non è solo una macchina, la complessità di cui tu parli non è quella di una macchina, a me pare quella di una musica in cui c'è un dialogo tra le parti del corpo e non può esserci però se non c'è un rapporto, no? Un riconoscimento positivo di ogni persona verso il suo corpo, che è la prima esperienza.
diciamo che è la cornice, il contesto che sta fuori. Noi l'abbiamo già estromessa, è diventata altra da noi e quindi la possiamo dominare. Eccola, invece no, invece noi siamo partecipi, siamo comunque dentro quella complessità. Con l'altra cosa, che complessità, dalla parola latina complexus, significa tessuto insieme. Noi siamo un grande tessuto dove ognuno è un filo unico, non è interscambiabile, non è indifferente, non è una copia, non è una ripetizione, dice lui. No, ognuno è un filo unico, ma deve imparare a convivere in questo tessuto. Allora l'essere umano in questo tessuto ha, direi, un compito, che è quello non di strapparlo in nome del suo dominio, in nome del suo controllo sulla realtà. Tutto quello che lui sta dicendo va nella direzione opposta a come la mentalità occidentale moderna ha costruito il sapere. E il sapere serve a controllare. Notate, è come uno scambio ferroviario. Non vale il sapere, non è per riconoscere la verità, non è per la vita. Proprio il sapere dovrebbe essere per la vita, per partecipare alla vita, per stare in quel dialogo. Non è per la verità, che vuol dire appunto una vita vera, una vita sensata. La verità non è contro la vita. Una verità che sia contro la vita è falsa, no? E invece per noi moderni occidentali il sapere è per il potere, il sapere è per il controllo. Come si fa a controllare? Si spezza quello che è vivo. È la logica della anatomia. Tu per capire, per ridurre sotto il tuo potere, devi spezzare. Quindi anziché transizione e trasformazione, tu devi lacerare, devi strappare, devi isolare quello che è la relazione, devi rendere morto quello che era vivo, devi rendere funzionale quello che era un valore in sé. Che questa armonia, se risponde insomma al modello musicale, è piena di valore. Cioè la vita, il buddismo dice, lo sai, la vita è dolore, ma la vita è anche valore. Allora questo deve essere disconosciuto, deve essere rifiutato, non visto, tanto che per noi il valore è il denaro. Tutti i valori, noi ormai usiamo la parola capitale per dire qualsiasi valore reale. Ci viene quella pessima espressione, il capitale umano. Pensate che orrore, il capitale umano. Cioè capitalizzare, cioè trasformare in valore. Allora questo è l'esito di quella mentalità di potere in cui il filo si è voluto staccare dal tessuto. Ho detto adesso decido io, comando, addirittura decido qual è il tessuto. Ma invece la sua impostazione, giustamente partendo dal corpo, che non è un esempio, è proprio l'esperienza di noi stessi, dello stare al mondo. Se ascoltassimo, no, l'esperienza del corpo, questo ci direbbe di una comunione, non ci direbbe della logica del dividere per comandare. Allora, tutto quello che lui fa, mi pare, da come insomma, lo sta raccontando, va in un'altra direzione. Ci libera, no, dalla divisione, dalla scomposizione, dal mito del potere, proprio perché l'essere umano, ce lo dice già il corpo, che è pieno di armonia tendenzialmente, ma è anche pieno di limiti. Pensate, l'esperienza del corpo è l'esperienza del limite. Io adesso posso stare qui davanti a voi, non posso stare da un'altra parte, no? Il corpo è il mio luogo d'incontro, la condizione della mia partecipazione alla vita, ma è anche il mio limite. Il corpo si stanca, si ammala, prende posture sbagliate, insomma è anche pieno di limiti, no? Dentro questi limiti la capacità però di riconoscere che io sono in una rete di relazioni e io sono relazione significa finalmente riconoscere che io non sono fatto per il potere. L'essere umano non è fatto per il potere. Quando cerca il potere si svuota della sua umanità. Poi ha invece un'energia, ha le sue forze positive che si traducono in armonia, allora un'altra esperienza del corpo, un'altra esperienza della relazione,
Poi le altre due parole che io userei, non so se tu sei d'accordo, l'altra è la parola cura. Cura significa la risposta a un valore che riconosco e anche la capacità di identificarmi con quella realtà di cui mi voglio prendere cura. Per esempio, cura del corpo vuol dire che lo ascolto. La cura richiede sempre l'ascolto, se no la mia cura è completamente sbagliata, è un intervento che il mio corpo non mi chiedeva, che l'altro non mi chiedeva. Quindi se non c'è capacità di immedesimarsi, di identificazione, non c'è la cura. E se non c'è la cura, non c'è l'armonia. L'altra parola, servizio, che per me è alternativa, giustamente, e siamo proprio in pieno accordo, alla parola sacrificio. La nostra mentalità che scompone e riporta tutto al potere è perfettamente sacrificale, si fonda sul sacrificio, dalla religione alla famiglia, all'educazione, all'economia. Tanto che se voi mettete in discussione il sacrificio, in realtà anche quelli che lo capiscono con la mente, poi difficilmente se ne liberano nel modo di esistere. Siamo immersi nella mentalità del sacrificio. Invece ritrovare l'armonia, imparare a non abbandonare se stessi, a non staccarsi dal tessuto, significa semmai dire: io non esisto per me, esisto per una comunione che è più grande di me. Se esisto solo per me, cioè se faccio il filo che si isola dal tessuto, spreco completamente la mia vita. Se invece esisto per altri, per una comunione che è più grande di me, questo non è sacrificarmi, questo è avvicinarmi a quello che si chiama un'esistenza vera, a una possibilità di vita felice. Quindi quello che tu dici del corpo per me è una direzione, non l'unica, abbiamo detto non è un senso unico, giusto? Però è una direzione, cioè vuol dire un senso che riguarda la vita come tale, non soltanto l'esperienza del corpo, quindi la vita della società, la vita interiore, la vita delle relazioni. So it's a way of keeping mystery. È un modo di
mantenere anche il mistero. But it's also objectifying thought. Però è anche oggettivizzare il pensiero. So when we say, for example, we say neutrality. Per esempio, quando parliamo di, diciamo, la neutralità. Neutrality. Neutralità. Object. Oggetto. But neutrality is not an object. Ma la neutralità non è un oggetto. And it's a can't say it. Can't say non riesce a dirlo la neutralità. So language is a problem. Il linguaggio è un problema. It's a strong, it's brainwashing our kind of formatting. Il lavaggio del cervello che formatizza. That's why moving and the experience of the body. Actually, that's our mother language. It's the first language. Penso che sia molto importante perché il nostro linguaggio primario è la nostra lingua madre. You said this vision of that we're this brainwashing also that human beings are naturally. Che succeda oggi nella direzione. So we just keep going.
working. Keep talking to each other. Continuiamo semplicemente a andare avanti, a continuare a dialogare. Io volevo portare la discussione, poi siamo già alle 7, volevo lasciare spazio anche a domande dal pubblico. Quello che interessava, quello che volevo mettere un attimo d'accento era come le parole di tessuto, che siamo i tessuti, una rete di relazioni, sia quando Frey parlava prima che un chirurgo per fare le vivisezioni deve andare a separare ogni nervo, praticamente uno dei problemi dei chirurgi è questo tessuto connettivo che praticamente avvolge ogni cosa, e quando tu vai a tagliare, in realtà in questo tessuto connettivo si fa un disastro, cioè nel senso che è un tessuto che avvolge ogni parte del nostro corpo e che praticamente a livello biomeccanico costituisce la nostra rete di tirante. Noi siamo molto più simili a una barca a vela piuttosto che al Partenone di Atene, cioè il nostro corpo è sospeso, noi siamo sospesi a una rete e non a un filo, e quindi in quest'ottica volevo che Freddo introducesse i principi di partecipazione, di collaborazione, di interconnessione, di moderazione. Scusa, poi è libero. I mean, that was good. È già buono quello che ha detto Francesco. Yeah, because he's talking about fascia. Lui sta parlando della fascia. It's interesting because in Italy you had fascism, right? Interessante perché in Italia avevate il fascismo. But the idea of fascia is connectedness. L'idea della fascia è interconnessione. It's a correct observation. The interconnectedness of things. Che è un'osservazione giusta, l'interconnessione delle persone, delle cose. Right, but so then the political system, the way it's expressed is something else. Poi i sistemi politici, il modo in cui viene poi espresso è un'altra cosa. Yeah, so anyway, the same problem. The obsession with power. Sempre ritorniamo all'ossessione di potere. So the fascia suspends and connects and pulls and interweaves and protects. La fascia informs, avvolge, connette, protegge, sospende, informa. Everything. Tutto. And it has all the nerves. The nerves start and end. E interconoscono i nervi. And the nerves are not just information, they're also cabling. So nervi non sono solo informazione, ma sono il proprio cablaggio, i canali. So we have to think of the fascia as an organ. Dovreste immaginare la fascia come un organo. It's a sensing organ. Un organo sensibile. We used to think of the fascia as, like plastic wrap. You take it off, then you eat what's inside. Right? Io prima pensavo, immaginavo la fascia come un imballaggio, toglilo e poi mangi quello che c'è dentro. Now we know that fascia is the most important thing. Oggi so che la fascia è la cosa più importante. Actually, the fascia goes into and is part of everything down to the cell. Infatti, la fascia va all'interno di tutto e fino alla cella. So it's an expression of the principle of collaboration, that everything is working with and through and because of each other. Ed è, rappresenta la collaborazione perché tutto è interconnesso e parte, tutto fa parte di qualunque altra cosa. But once again, let's say I'm walking home and per esempio diciamo io cammino. I fall into a hole. E cado in un buco.
appunto. And I'm about to fall on my face. E sto per cadere sulla mia faccia. I'm not gonna say, oh, hold on you guys, let's have a meeting. Adesso non dirò, aspettate, tutti fermi, adesso facciamo un'assemblea. So what do you think? What should I do now? Should I fall on my head, or put my hand, or should I lift my foot? Secondo voi cosa dovrei fare? Prendere il piede o tenere con la mano o la testa? Not do anything and fall on my face. Niente di tutto questo e mi faccio cadere, lascio cadere sulla faccia. No, I'm going to give an order and say, okay, now we're going to do this, and you guys better pay attention and do it. No, quello che faccio è dire ok, attenzione tutti, adesso faremo questo e voi tutti collaborate. But then there's going to be times when I could have that meeting. Però ci sono altre situazioni dove potrei avere questa assemblea. Okay, what do you think is the best way to shake Roberto's hand? Qual è il miglior modo di dare la mano a Roberto? In quel momento aveva il tempo di... What's my spine doing? How do I... C'era il tempo di vedere cosa sta succedendo con la spina dorsale, il braccio, la mano. Quindi c'era tempo per l'assemblea. Or is is this... Hey everyone, is this an opportune time to go to the bathroom? Oh, questo è un momento opportuno per andare al bagno. So, like dictation or collaboration, collectivism or individualism. Dettare, dittatura o collaborazione o collettivo, collettività. The problem for me is one way, one modality that's approved. One. Il problema sta the tyranny of the idea that collectivism or collaboration may be the only right way. Il problema che vedo io è il fatto di affermare che solo la collettività, solo l'assemblea, solo la collaborazione è sempre, in qualsiasi situazione, la soluzione giusta, la modalità giusta. Sì, io sono una cosa in modo che poi dialoghiamo con loro se non restano. La passività. Più che un'affermazione, proprio una domanda per te. Cioè, nella tua visione della transizione, anche dell'armonia del corpo, se c'è un posto per il silenzio, prima dicevi che il linguaggio è un problema, no? Che può essere teatro, che può essere una cosa che... Però c'è anche una dimensione, no? Di silenzio che riguarda il corpo, che riguarda l'ascolto, se entra nella tua complessità per come tu la vedi oppure e come ci entra però, cioè che valore dà? If you don't have time to not do, quando non hai tempo di non fare, and not know, e di non sapere, then you can't elaborate what you do know and what you have done. Poi non puoi elaborare quello che sai e quello che hai fatto. So many studies show that we learn best when we're sleeping. Molti studi dimostrano che il modo di apprendere meglio è quando dormiamo. Or that doing nothing is a pretext for understanding what we do. Far niente il pretesto per comprendere quello che facciamo. So, this is also where we're constantly being harried. Do, get up, go to work, a job, you know, it's an instinct, right? Anche lì siamo costantemente spinti verso il fare, trovo un lavoro, fai. Genetic installment in something that we're meant to do.
siamo senza di fare. You can feel what Roberto is talking about, this being part of weaving. When you sit on a beach and you look at the ocean or the sea. Questo vi potete, per esempio, osservare quello che dice Roberto sulla sull'essere tutti intrecciati, intrezzati con un tessuto, quando per esempio sei seduto sulla spiaggia. Or when you look up at the stars. Quando guardi il cielo stellato. Today I felt it. I was in a room full of people dancing and I was watching. Oggi l'ho sentito quando ero in una sala con tante persone che danzavano e li ho sentito. Quindi far parte di un tessuto lo percepiamo. Oh, right. How can you perceive if you don't? Come puoi percepire se non tramite silenzio? Se voi guardate indietro, no? Noi abbiamo avuto primavere politiche,
primavere culturali, pensate all'umanesimo, al Rinascimento, l'Atene di Pericle, non stando solo alla tradizione europea, ce ne abbiamo avuto delle primavere, poi erano culturali, spirituali nel senso dell'orientamento di vita da parte di alcuni. Francesco d'Assisi nel cuore del Medioevo è una modernità più moderna della nostra, perché rifonda completamente il modo di stare al mondo, no? Quindi non è uno sepolto nella mentalità medievale, è uno che ci sta davanti, magari imparassimo quel modo di essere e così via. Non trovate primavere economiche, cioè quando si tratta di che cosa ci tiene in vita, lo diceva bene lui, io avevo paura di non avere da mangiare. Benissimo, quello è il fondamento di quel limite assoluto che mettiamo di fronte a un'economia che sia secondo condivisione, che sia secondo giustizia, perché noi la traduciamo come perdita, come non libertà di proprietà, di autotutela, di accumulo. Allora sciogliere l'enigma di un'economia che non sia ciascuno pensa per sé e lo fa lottando e conquistandolo a scapito degli altri. Noi stiamo fermi qui. Quindi è qua Marx diceva una preistoria, non è nemmeno una storia. Siamo a un livello che è inferiore a quello degli animali e delle piante. Perché a differenza, insomma, dell'immagine solita per cui la natura sarebbe lotta, il leone che corre dietro la gazzella, no? Queste immagini un po' l'uomo, lupo all'altro uomo, no? Che poveraccio, il lupo non è così cattivo come l'essere umano quando è perverso, no? Ecco, in realtà nella natura ci sono forti dinamiche, altrimenti la nostra complessità sarebbe una rappresentazione ideologica, no? Nella natura c'è la complessità come comunione. Certo che c'è lotta, c'è disarmonia, ma c'è anche forte collaborazione tra le piante, tra gli animali, addirittura tra animali di specie diverse, nemmeno solo intraspecifica. Noi siamo rimasti prigionieri della mentalità per cui stare al mondo significa il cemento della società e la lotta degli uni contro gli altri, la dialettica della repulsione, no? Ecco, allora, proprio perché quando si tratta dell'economia, la paura di non avere, di non emergere, di non affermarci, di essere tagliati fuori risulta decisiva. Allora tu, Antonio, chiedi ma quanto tempo ci vorrà, no? Ecco, sicuramente il tempo dal punto di vista ecologico, il tempo che ci ha richiesto è molto breve. Cioè noi dovremmo radicalmente cambiare il modello economico nel giro di pochissimi decenni. Dal punto di vista sociale, vedete le migrazioni di massa, gli squilibri, la precarizzazione, altrettanto. Il problema, il nodo secondo me è questo, che la sfida oggettiva non basta se c'è un risveglio delle coscienze, se non c'è questo risveglio. Allora tutto quello che va nella trasformazione non ha mai una reazione immediata, mimetica, conformista, lo fa qualcuno, lo facciamo tutti, non funziona così. Passa per la coscienza, per l'educazione, richiede coraggio, cioè lavorare quella paura e anche mettere le persone in condizioni di una relativa sicurezza. Allora tutto questo richiede una coscientizzazione che richiede appunto dei tempi relativamente lunghi, cioè l'essere umano, la transizione non vuol dire io prendo il potere oggi e cambio il mondo, richiede questa capacità, no? Giorno per giorno di costruire richiederà tempo. Io direi però che intanto, e chiudo, quello che noi possiamo fare, no? È evitare di disperare. E oggi gran parte, io almeno mi giro intorno e vedo disperati. Nel primo modo, cioè quelli che dicono è tutto un disastro, non vale la pena impegnarsi. Nel secondo modo, quello trionfalista, cioè sono interiormente disperati, ma si autoconvincono che il mondo che abbiamo è il migliore dei modi possibili. Questi sono i riformisti, quelli che ti dicono che l'Italia riparte, cioè è una disperazione oggettiva camuffata da progressismo. Terzo, la disperazione anche di quelli che si sono impegnati, che si sono battuti, che hanno fatto tanto, che hanno aperto il commercio in quel solidale, si sono impegnati per 100 e hanno raccolto uno. E allora devono fare fronte allo scandalo della delusione. Dice, allora se è questo, capite, portare la frustrazione, portare i pochi risultati di fronte a tanto impegno, richiede una grande maturità, una grande umiltà, no? Che tu sei un po' guarito dal narcisismo, di voler essere tu il protagonista del cambiamento.
Da ultimo, il settarismo, cioè l'idea che quello che fai tu, se tu fai il gas sembra che il mondo lo cambi con i gas, se tu fai la decrescita sembra che il mondo lo cambi con la decrescita. Cioè ognuno alla fine, per ridurre la complessità, se la rappresenta all'altezza del suo sguardo e pensa che quello che fa lui è decisivo. Questo pure è un altro modo di essere disperato. La sfida è più complessa del nostro sguardo, non basta quello che noi stiamo facendo. Però bisogna reggere questa frustrazione, non per tradurla, no, in passività, inerzia o conformismo, questi dicevo sono gli atteggiamenti disperati, ma per fare la propria parte. Cioè dire, io intanto semino, io intanto agisco, cerco di non farlo sprecando le energie, non lo faccio solo per gesti simbolici, mi interessano i processi di trasformazione, quindi mi interessa introdurre elementi di una logica nuova nelle risposte che do. Ora, trasformazione uguale cambiare forma. La forma cambia a seguito di tanti piccoli cambiamenti in cui introduciamo una logica diversa. Quindi io la previsione non ce l'avrei, non ti so dire in quanto tempo, in quanti anni, ti so dire che però secondo me la risposta vera è la responsabilità di fare la propria parte. Understand is that
The state of harmony is only recognizable if we understand it, its opposite. Lo stato di armonia è solo, riusciamo solo a riconoscerlo se conosciamo anche il contrario. We are destined to die. Siamo destinati a morire. To fall apart. A scomporci. And we work to delay. E facciamo di tutto per posticipare. Then death and destruction is the disharmony or the disharmonization force, and our action is to try to harmonize. E la morte e la distruzione è the force of disharmony. Ah, sono le forze di disarmonia. And our action is to try to harmonize. E la nostra azione consiste So, for example, in a lot of shoes, you have a support. Hai un supporto for the arch. Per l'arco del piede. But the support for the arch makes the foot weak. Però questo sostegno per l'arco del piede rende il piede debole. So, if you have a weak foot, se hai un piede debole, then you have weak circulation. Allora hai una circolazione debole. And then there's a lot of diseases that come from weak circulation. E da lì nascono tante malattie da una circolazione debole. If your foot doesn't have an arch support, then it can work. Then it gets strong. Se il piede non ha questo sostegno dell'arco, allora può lavorare e diventa forte. Then your circulation can be strong. Così anche la circolazione si rafforza. So, harmony would be then the act of bringing your arch up. Quindi l'armonia quindi sarebbe l'azione di portare sull'arco del piede. It's a responsibility. È una responsabilità. It's a decision. Decisione. And not to accept a prosthesis. E non accettare delle protesi. La domanda che poni Pina sembra non andare verso qualcosa che difficilmente c'è, per esempio nell'impegno politico, sociale, no? Lì ci sono altre cose, difficilmente sperimenti l'armonia. Però direi che invece è un'esperienza reale, no? Io adesso, mentre così pensavo sulla tua domanda, direi su tre punti mi pare che sia sperimentato. Primo, l'associo alla parola fedeltà. Nel senso che mille sono i richiami, no? Le attrazioni a perdere la fedeltà a se stessi, sia gli ideali, sia il modo d'essere, no? Forse la più potente è il narcisismo, cioè il fatto che in qualche modo tu vuoi essere riconosciuto, vuoi stare al centro, vuoi una corda di potere, vuoi essere necessario, vuoi essere decisivo. Ecco, tutte le volte che invece tu resisti a quello che ti trascina oltre, no? Che ti porterebbe oltre questa fedeltà, no? Quella è un'esperienza d'armonia, cioè che succeda pure quello che deve succedere, ma tu non di rigidità, non di semplicemente ostinazione, ma di fedeltà a se stessi, anche se c'è qualcosa da perdere, non è un problema. Ecco, quindi direi che innanzitutto è proprio un vissuto interiore. E io ho visto, insomma, persone anche nello spazio politico, sociale, quelli che hanno un impegno, no? Per il bene comune, i più autentici sono quelli che hanno queste radici interiori, che il tipo di azione che fai dipende dal tipo di persona che sei. Questa è proprio una legge. E nello spazio politico molto raramente tu trovi persone che hanno questa, no? Attenzione, questa cura di sé. Proprio sono tutti proiettati verso, magari per le migliori intenzioni, per i migliori propositi, verso un cambiamento esterno, però si dimenticano, no? Di questa cura. Quindi la fedeltà a se stessi nel senso buono del termine. E la seconda, invertire le tendenze, cioè quando magari su piccole cose in un certo territorio, no? Laddove c'era una situazione negativa, si apre uno spiraglio positivo. Quindi per me la transizione, la trasformazione non sono un processo lineare da A a B. C'è dentro una lotta, c'è dentro anche una tensione, una contraddizione forte.
quando tu riesci a invertire una tendenza, non c'era l'accoglienza, ma riesci a farla essere. Non c'era la sensibilità di risolvere il problema del rapporto con la natura, comincia una forma di sensibilità, ecco, quella è un'armonia, quindi è proprio una svolta. Terzo, userei la parola affidamento, che per me è il contrario di abbandono, cioè quella perdere la cura di sé e degli altri, perdere rispetto. Secondo me è sempre a seguito di una specie di decisione interiore, no? Che vuol dire abbandonarsi, cioè non stare in relazione con sé, lasciarsi soli. Non sono solo gli altri che ci lasciano soli, ci lasciamo soli anche noi, ci abbandoniamo al peggio, no? Ma diventiamo appunto funzionari poi del sistema, no? Di quel tipo. Ecco, invece affidamento è il contrario, cioè tu non solo sei te stesso, ma non sei te stesso restando fermo come fossi una statua. Lui diceva il movimento, no? Allora vuol dire tu ti affidi a una direzione di cambiamento, un tipo d'azione, non sei tu che controlli tutto. L'armonia per me non ha a che fare col controllo, non è una tecnica. E quando tu ti trovi in un'esperienza, in un posto, in un impegno, ma non perché l'avevi progettato, deciso, controllato, avevi organizzato tutto, no? Noi abbiamo la mania di organizzare, no? Invece no, ti ci trovi perché ti sei affidato. Quella è un'esperienza d'armonia, che non è solo con te, ma proprio con una direzione profonda della realtà. Con magari in piccolo, però queste esperienze qui sono possibili anche nell'impegno sociale, nell'impegno politico, non solo nella danza. Per cui allora quegli spazi forse somigliano un po' alla danza, no? Non è più una cosa meccanica, non è solo una lotta, diventa proprio una forma di armonia anche condivisa. Grazie, vorrei anch'io aggiungere a questa bellissima domanda una parola che mi è venuta in mente, perché tu parlavi di affidamento e a me viene in mente una parola molto ricorrente anche nel lavoro di Frey, l'allineamento in relazione all'armonia. Vorresti dirci due parole? Alignment is often confused with line. Allineamento viene spesso confuso con la linea. But corporeal alignment is when allineamento corporeo è quando when structures are in agreement. Quando delle strutture sono in accordo. So for example, if I move my shoulder per esempio, se joint to this position, della spalla in quella posizione, then the humerus is now quindi il numero viene portato fuori dall'articolazione, come mostra ad esempio il modello. So then the ligaments are being stretched on one side. E i legamenti vengono tirati da un lato fortemente. Right, and pinched on the other side. Vengono schiacciati dall'altro lato. Then this system is then incongruous. Non-contiguous. Quindi questo sistema non è in allineamento, non è allineato. And if Roberto was to push, se Roberto spinge, then I could really get hurt. Posso veramente farmi male. So that's an example of disharmony or non-alignment. Questo sarebbe un esempio di disallineamento o disarmonia. So when I bring my arm to the front into the contiguous alignment of the shoulder joint. Se porto il mio braccio più avanti nel contesto di allineamento della mia articolazione della spalla, then it becomes powerful. Allora diventa potente, forte. It's a contiguous agreement. Un reciproco accordo tra le varie parti del corpo. Altre domande? Se no siamo alle 7:30 più o meno, ci siamo, però vi invito a sfruttare. Sì, un'altra domanda. Sì, perché Roberto deve andare.
Direi, mi auguro e penso che sia, no, una possibilità trasversale, se l'alternativa era la scuola come istituzione, no? Sapete, Ivan Illich parlava di descolarizzare la società, no? La vedeva come un'istituzione totale, no? Anche quella della scuola, di formattazione, no? delle nuove generazioni, oppure in realtà alternative. Ecco, in generale più in profondità forse di questa dicotomia possibile, no? C'è il fatto che dove c'è relazione come coinvolgimento vero tra le persone, quindi non tra ruoli, tra funzioni, tra maschere, tra persone. Dove c'è la relazione vera tra persone, di sempre c'è un evento educativo, nel senso che c'è la trasformazione e l'arricchimento, no, delle persone. Allora questo si può dare un po' in tutti i contesti. Se mi chiedete qual è la mia più grande fonte di speranza, è la relazione tra le persone, che finora del resto non è mai stata completamente e totalmente soffocata, mai sradicata la nostra umanità storicamente, cioè per quanto le tendenze negative siano potenti, mai sono riuscite a prevalere, no? Ancora la nostra umanità è abbastanza resistente, nonostante tutto. Allora, i percorsi educativi, l'impegno educativo, no? Secondo me sono così importanti che meritano proprio questo impegno, dicevo prima, di cura di se stessi. Cioè io partirei proprio dai genitori, dagli insegnanti, non da che cosa facciamo con i più piccoli. Prima di questo fare non c'è chi stiamo diventando, chi siamo diventati. E secondo questa sequenza, no? Secondo me siamo da una direzione, no? Ricca di pluralità, di tanti aspetti. Però primo d'accordo, no? Che l'educazione sia educare, estrarre, d'accordo, però estrarre anche il negativo, non solo il positivo. Cioè se tu hai dei sentimenti, delle forze distruttive, se ne parlava prima, devono venire fuori, devono essere ascoltate, perché solo così le puoi riconvertire. Trasformazione significa anche riconvertire il negativo in positivo, oppure volgere un punto di debolezza in un punto di forza. La trasformazione permette tante direzioni, no? Questo corrisponde proprio alla cura educativa, quindi quelle luci hanno bella profondità e copre tanti versanti, non è solo tirare fuori le migliori, oggi no, con questo linguaggio delle competenze. Con la persona non è un fascio di competenze, molto di più. Poi l'educare come portare incontro alle forze educative del mondo, che ne so, uno li porta incontro a una situazione della natura, li porta incontro a una sinfonia di Mozart. Cioè non è vero che noi ci abbiamo già dentro tutto da bambini e basta solo tirarlo fuori, mica è vero, tante forze educative le incontriamo fuori, nella vita, è la vita che può essere educativa. Allora qui il bello è che cambia il concetto di selezione. Non seleziono le persone, questo lo porto avanti, questo no. Diceva, no, vi ricordate Don Milani che diceva la scuola è come un ospedale che cura i sani e butta via i malati, no? E invece no, io non seleziono le persone, seleziono le forze che porto incontro ai miei ragazzi, quelle diseducative, non le faccio entrare, nemmeno se me lo porta lo sponsor della mia scuola. Cioè lo spirito di competizione, il narcisismo, il primeggiare, quelle le delegittimo subito. Invece le forze educative, interiori, naturali, sociali, quelle sì, cioè portare a scuola deve essere anche una strada, non è solo una struttura statica. Cioè andare incontro, ospitare, accogliere, cioè queste sono dinamiche fortemente educative. L'ultimo significato, alla fine non è il sigillo di autenticazione, educare e liberare le persone. Non è indottrinarle, non è opprimerle, non è spegnerle anzitempo. Allora liberarle dall'ignoranza, liberarle dalla paura.
liberarle, no, dal conformismo, liberarle dal meccanismo del capo espiatorio che siamo uniti quando ci abbiamo un nemico, no? Allora diventare un'esperienza di liberazione. Per questo, e chiudo, allora secondo me è veramente importante la cura di sé, anche fatta insieme, che non significa una tecnica individualista, no? Ma anche fatta insieme, quando noi riusciamo a diventare persone liberate. Ecco perché è tanto grande il compito dell'insegnante. Se lui è una persona liberata, può generare dinamiche di liberazione. Se lui sta prigioniero già dal corpo, già dai vissuti, già dal modo di pensare, di una serie di forme di ignoranza, di paura, di ostilità alla relazione, è chiaro che porta a scuola, volente o volente, quello che diventa un peso già per lui. Quindi ecco, in quella direzione io non sarei né scettico né pessimista, direi che proprio perché ci stanno le bambine e i bambini, le generazioni nuove, e ci sono adulti che se ne occupano e sono disposti a farlo con passione, questa è una delle grandi forze, forse è la prima forza della trasformazione. Comprendendo
the first understanding is the context, the morphological inheritance from a few million years of evolution. Quindi il primo contesto è il nostro patrimonio comune come esseri umani, quindi già preistorico. And the curation, I like this word, curation, the curation of this heritage. E la cura per questo patrimonio. And then quello che ha